Invito a raggiungere il tavolo il segretario generale Massimo Provinciali, il presidente di Confindustria dottor Ricci, il presidente del Confindustria settore terziario avanzato l'ingegner Genovesi e il direttore Paoletti. Procederemo con la firma del protocollo, dopodiché apriremo la tavola rotonda. Grazie. Eccoci. Grazie a tutti. Allora anticipiamo questo momento formale. Dunque, accomodatevi. Io però, Presidente, prego. Presidente Genovesi, prima della firma di questo scambio ufficiale, lei che è responsabile terziario avanzato, illustriamo un po' questa platea rimasta numerosa fino a quest'ora. Vi ringrazio tutti, è un clima tremendo. Oddio, qui ci fa fresco, forse uno dei motivi per cui si trattengono. Prego. Bene, grazie, buongiorno a tutti e grazie per essersi trattenuti. Beh, io direi che questo protocollo prende il via da, come è stato spiegato stamani, da una logica bottom up dell'autorità portuale, cioè quella di mettersi subito in ascolto delle esigenze del mercato, della domanda e delle imprese che possono dare qualcosa alla crescita del porto. Stamani stesso tra le righe è stato visto già qualche elemento di collaborazione con alcune delle nostre aziende del terziario innovativo di Confindustria. E questo ha aperto di fatto qualche mese fa la voglia proprio di fare qualcosa di più strutturato. Ecco che qui stamani siamo arrivati a siglare un protocollo di intesa che vede Confindustria Livorno e l'autorità portuale insieme per questo percorso che stamani è stato ampiamente descritto, quindi di crescita della competitività, dell'efficienza, della sostenibilità del porto di Livorno. Questo getta delle basi ottime. Le aziende che abbiamo noi in Confindustria e in particolare nel terziario innovativo sono tutte aziende che sono vocate all'innovazione, non solo perché fanno innovazione per se stesse ovviamente, ma perché sono iniettori di innovazione in altri contesti e quindi sono tutte aziende che portano innovazione nei contesti in cui vanno ad applicarsi. E questo chiaramente ci dà modo di tenere sempre da un lato il contatto diretto con l'università e i centri di ricerca, perché siamo in qualche modo dei trasmettitori, dei portatori di innovazione, e dall'altro con il mercato, mercati intermedi e mercati finali ovviamente. Questo si traduce nell'autorità portuale, in questo protocollo di intesa che oggi si va a firmare, in una via che perseguiremo insieme, anche di investimento da parte delle nostre aziende, quindi di partecipazione non solo alle logiche di analisi, studio e di vision, ma proprio anche di sperimentazione. Quello che si è visto stamani è passato, secondo me, in maniera forte, è che il porto già di per sé è un ecosistema fertile, no? Quindi è un luogo in cui sperimentare. Se le cose vanno bene, ovviamente il Port Community System unito agli altri Port Community System nella logica europea, mediterranea, internazionale ci dà poi modo ovviamente di esportare il know-how e esportare i sistemi e collegarsi in maniera uniforme. Ormai si parla di community, cioè alla base è la logica del open, quindi i dati devono essere condivisibili, devono essere accessibili, le azioni non devono essere spot e quindi anche oggi quando si parla di innovazione ormai strutturata non si può prescindere da quella che è la convergenza, la coerenza, l'orientamento, quindi in un equilibrio che vede la progettazione di obiettivi e dall'altra parte, come stamane anche Provinciali ho apprezzato molto il suo intervento quando ha detto in particolare che l'innovazione non ha confini, non ha limiti e quindi fare innovazione in un contesto forte come quello del porto, altamente competitivo sullo scacchiere internazionale, significa trovare proprio questo equilibrio tra darsi degli obiettivi forti, uniformi, fare delle scelte e lasciarsi aperte le possibilità di cambiarli anche strada facendo e di innovare continuamente. Quindi lascio la parola a Provinciali. Grazie. Thank you.
No, grazie, è veramente una battuta, è ovviamente con piacere e con soddisfazione che stipuliamo questo protocollo, anche questo io lo firmo in nome e per conto del Presidente Gallanti per l'assenza che lo costringe a non essere qui. Già stato detto tutto, visto che siamo un po' lunghi procederei, Presidente, alla firma, lasciandole poi un commento magari post firma a protocollo firmato. Due parole veramente veloci, anche perché mi sembra che Simone ha già, diciamo, descritto qual è l'attività. Noi naturalmente non possiamo che essere soddisfatti di questa firma, di questo protocollo, perché rafforza la collaborazione fra Confindustria e le autorità portuali, che da lunghi anni stanno cercando di lavorare insieme per lo sviluppo delle attività portuali e non solo. Naturalmente siamo fermamente convinti che attraverso l'innovazione tecnologica possa essere raggiunti dei risultati importanti, soprattutto anche in termini di marginalità e competitività del nostro scalo, perché logicamente, come ci siamo sempre detti, è sì importante tutta la parte infrastrutturale, ma è altrettanto importante tutto lo snellimento delle procedure burocratiche che possono avvenire attraverso naturalmente l'innovazione tecnologica, e questo può rendere il nostro scalo sempre più competitivo rispetto agli scali con cui naturalmente che sono i nostri competitor sia nel Mediterraneo che nel Nord Europa. Attraverso la filiera dell'innovazione tecnologica, oltretutto, si mette a rete un sistema di attività che sono già presenti nel territorio, ma che lavorando congiuntamente su un progetto unico, naturalmente creano anche le condizioni perché questo porta anche dei risultati in termini sia di efficienza delle singole aziende, ma soprattutto in termini di efficienza a livello di sistema di prodotto. E questo è quello che noi auspichiamo, ossia che questo sia un protocollo che serva a far sì che l'azienda lavorino sempre più in aggregazione fra di loro e ognuna per la propria parte si riescano a inserirsi in quella filiera della logistica che è estremamente importante in tutte le attività naturalmente economiche.